Siamo in live. Surfshark. Ok. Ciao ragazzi. Piccolo esperimento, proviamo a fare un podcast. Esatto. Parleremo di giochi di ruolo, ragazzi. Per il nostro tema. Esatto, sono già giochi di ruolo, siamo furbissimi. Misteriosi amici nostri. E dove trovarli? Allora. Va bene. Noi qui di Critical Fail, fallimento critico, abbiamo pensato che sarebbe stato carino fare un podcast in cui facciamo quello che noi facciamo sempre, vero ragazzi? Mm-hmm. Nei momenti morti. Parlare. Parlare e parlare di giochi di ruolo, ovviamente. Esatto. È vero, parliamo un po' di tutto, però. Quindi, praticamente, un pomeriggio eravamo in chat, così abbiamo detto, vabbè, vediamo di fare una top 10 dei giochi di ruolo. Vediamo quali giochi di ruolo sono più popolari, quali, insomma, quali titoli scuotono di più l'ambiente dei GRisti come noi. Esatto, cominciamo con un tema semplice: che cos'è il gioco di ruolo e il di top 10 GDR più giocati. La lista mi è un po'... Vi ammetto che la lista mi è sembrata un po' strana, ma dei solamente i GDR più giocati negli Stati Uniti, eh. Dunque, usciranno numeri che non avete mai sentito parlare, probabilmente. Beh, cominciamo dal principio. Allora, noi chi siamo? Ecco, no, io non lo so chi siamo noi, me lo potreste dire, eh? Ok. Sono molto confuso. Sono? Ecco, molto confuso. Sono io. Persone che fanno cose su GDR. Ok. Che ogni tanto portano videogiochi. Sì, noi siamo un gruppo di amici che portano giochi di ruolo e soprattutto ogni tanto anche videogiochi. Ma la cosa importante è che ancora non ho capito, malgrado a quanto pare, da quello che dicono sti qua, ci gioco, io non ho capito cosa sono i giochi di ruolo. Per favore, se qualcuno di voi me lo può spiegare, perché io ancora non l'ho capito. Ok, okay, facciamo un'interpretazione di cosa sono i giochi di ruolo? Allora, personalmente... Per me un gioco di ruolo si tratta, beh, alla base, per chi non sa, proprio la persona che non sa niente, ci raggruppiamo davanti a un tavolo, ci sono un master e i giocatori si creano un personaggio e il master li porta in un universo in cui loro dovranno interagire, a fare delle scelte che possono cambiare la vita del loro personaggio o addirittura del mondo in cui stanno. Per farne veramente breve, la mia interpretazione GDR è che è come un videogioco, ma con scelte illimitate. Avete presente? Witcher, Skyrim, queste cose qua, ma potete fare quello che vi pare, cioè non ci sono limite, non ci sono nessuna limite, è un videogioco senza nessuna limitazione per me, potete fare tutto quello che vi pare. Fondamentalmente sì, alla fine se posso dire io concordo molto con Azak, per me il GDR è un sandbox, diciamo. È un sandbox narrativo, cioè è una narrativa in cui tu puoi staccare come con un videogioco quelle 1-2 ore dalla tua vita ed essere qualcun altro, solo che mentre nel videogioco tu comunque hai controllo di un personaggio che per carità magari puoi anche editarlo, però nel gioco di ruolo è proprio un personaggio scritto e creato da te con una vita raccontata da te che vive le avventure narrate dal master. In un certo senso il master è come il sistema che fa girare il gioco e i giocatori sono proprio i personaggi del gioco che vivono la loro vita e le loro avventure. Mm. Mm-hmm. Qualcun altro ha un'interpretazione GDR? Poi beh, dipende, ognuno ha la sua vista del dire, c'è alcuni che dicono che in verità è un gioco di che ti sbastiare dei dadi e si divertono a fare quello, ognuno gioca come vuole il GDR e lo interpreta come vuole. Noi per noi è principalmente interpretare un personaggio, come io, a me piace un sacco, di fare inventare delle, diciamo, una mente che pensa e diciamo va contro qualcos'altro. Vabbè, ci sono diversi di giochi GDR. Poi dipende anche dal gioco, c'è chi lo vive come una sfida e chi come la costruzione di una storia, e in base e ci sono vari GDR che offrono diversi elementi per poter fare questa o quell'altra cosa. Poi va anche detto una roba abbastanza interessante: i giochi di ruolo non sono nati come gioco narrativo, come vedremo, ma sono nati dai giochi di guerra, dai giochi di miniature di guerra, cioè originariamente non erano nemmeno giochi interpretativi, erano wargame, erano giochi di combattimento fra armate. Mm-hmm. Secondo la storia, diciamo, secondo le leggende del mondo di GDR, il primo GDR, o perlomeno il numero uno della nostra lista, che tra poco porteremo, se mi permettete metto la copertina di quello che è probabilmente il primo gioco di ruolo. Non è probabilmente, è sicuro che è lui.
Dunque, vabbè, sì, nessuna sorpresa, nessuna sorpresa, sì. Primo posto della nostra classifica, se passiamo ai top 10, sì. Dungeon & Dragon. Wow. Sì, beh, se lo aspettavano tutti. D&D. Ragazzi, qualcuno di voi sa come è nato D&D? Beh, io sì, ma racconta comunque per gli spettatori. Allora, praticamente D&D è nato quando un gruppetto di ragazzi che giocavano a un gioco che Warhammer Fantasy, un gioco di miniature, si posero una semplice domanda: ma il comandante del mio esercito che cosa fa mentre tra due battaglie a combattere, a spaccare la testa ai suoi nemici? E da lì allora un giocatore, un ragazzo che si chiama Gary Gygax, si chiamava in realtà Gary Gygax, poverino, è morto. Sì, ho sentito dire. Decise di iniziare a scrivere delle regole per raccontare un po', per far giocare un po' com'era la vita del comandante del suo esercito fuori dal campo di battaglia, come raccoglieva i soldi per aumentare il numero dei suoi soldati, come reclutava mercenari, come gestiva il suo castello, le sue fortezze. Praticamente lui a quanto pare giocava a Warhammer, il gioco di pedine di Warhammer, e ha creato un modulo, un DLC, in cui mostrava ai suoi capitani che cosa faceva: andava in dungeon a cercare armi magiche, andava in taverna a reclutare l'esercito, campioni del suo esercito. E da lì questo modulo si è trasformato in un gioco a parte, è diventato Dungeon & Dragon. Dunque, per i fan di Dungeon & Dragon, all'epoca eravate un DLC di Warhammer, stacci. Sì, ah. Azzacca Warhammer, troppo Warhammer, quindi è contentissimo di sta cosa. Dungeons & Dragons è il gioco più, praticamente il gioco di ruolo più famoso del mondo. Beh, voglio dire, è il primo gioco con cui ho iniziato, anche se all'epoca era già uscito Pathfinder, quindi alla fine quello con cui ho davvero iniziato è stato Pathfinder. È stato un buon inizio, mi ha permesso di conoscere il gioco, mi ha permesso di entrare in questo mondo, poi con l'esperienza, con le conoscenze e tutto, è stato il mio trampolino di lancio verso altri giochi che mi hanno catturato di più, ancora di più. Sì, penso che abbiamo tutti iniziato con Dungeon & Dragon, giusto? Sì. Io la prima mini campagna che si sta malissimo, io ho iniziato con D&D, solo che il mio master è sparito nel nulla e ho fatto solo una sessione. No, per me è stata una storia un po' più lunga, cioè alla fine la cosa è che mio papà giocava a D&D e aveva il manuale, questa scatola rossa, aveva questa bellissima scatola rossa in casa. E a me piaceva il fantasy, probabilmente come cosa l'ho presa da lui perché mi aveva fatto leggere Il Signore degli Anelli, mi aveva fatto conoscere tutta una serie di cose. Un giorno io trovo questa scatola rossa e praticamente ho cominciato a sfogliarla e lui mi ha fatto provare una one shot in cui lui masterava, io facevo da giocatore fondamentalmente, che era ancora un pischellino. Qualche anno dopo questa cosa ho incontrato un gruppo che giocava a Pathfinder e come per Tito è stato un po' il mio punto di lancio nel mondo di DR. Stessa cosa, allora io ho cominciato anche con Dungeon & Dragon, ma soprattutto perché alla mia epoca quasi nessuno, non sapeva neanche esistenza di altri giochi di ruolo, cioè voglio dire, in Italia era difficile trovare qualcos'altro, anzi anche attualmente è difficile trovare qualcos'altro fuori da D&D. Dunque io ho cominciato con Dungeon & Dragon, ma dal momento che ho scoperto altri GDR l'ho abbastanza rapidamente lasciato andare. Se posso interrompere, attualmente sì. Non lo so, il boom portato dagli ultimi anni del gioco di ruolo in Italia ha creato molta più scelta, forse ancora 5-10 anni fa no, però ultimamente è un po' falso dire che non si trova nient'altro. No, sì. Giocatori che vogliono giocare altro, sì, hai ragione. Quello che volevo dire è che sì, anche attualmente è difficile, ma all'epoca era impossibile, non esisteva niente. Cioè, erano al punto che io non sapevo che esisteva altri GDR fuori di D&D. Ma poi all'epoca magari internet non era come adesso. Cioè io posso dire, essendo diciamo un po' a metà, perché io comunque non ho gli anni di esperienza di Tito e Azzac, ma comunque ho 7 anni di esperienza e mi ricordo quando ho cominciato che sì, altri GDR c'erano, semplicemente la gente vuole giocare a questo e trovare qualcuno che porti qualcos'altro, soprattutto per lo stesso tempo di una campagna di D&D, perché mentre le mie esperienze di ogni gioco che si tira per le lunghe era molto difficile, molto difficile. Sì.
Comunque, il potere che abbia così tanta più esperienza di te è solo che io li ho letti un sacco di giochi di ruolo, ma io ho cominciato a giocare molto tardi, avevo già 20 anni quando ho scoperto il gioco di ruolo. Comunque sì, inutile che presentiamo Dungeon & Dragon, è un classico fantasy in cui vanni i dungeon e combatti i draghi. Avrei da risentire su questo. Lo so, sto facendo un fantasy classico, crea una di quelle che secondo me è la più grossa dissonanza cognitiva del mondo di gioco di ruolo. D&D non è un fantasy classico, è un fantasy epico, high magic, molto specifico e molto limitato. D'altro, se posso aggiungere una cosa su quello che hai detto Titto, la questione è che D&D oggettivamente, e infatti adesso volevo fare una domanda specifica, cioè per esempio D&D è molto epico, questa qua è Tiamat, che è la dea dei draghi in D&D, che è questo colpo con le teste, e ci si aspetta che i giocatori a un certo punto siano capaci di affrontare questa cosa, addosso una roba così, cosa che in un fantasy classico è più o meno impossibile. Però la cosa che posso permettere è che D&D è, in realtà il problema è che ha tantissime ambientazioni, alcune sono fondamentalmente low magic, fantasy classico, altre sono però spesso, però allo stesso tempo, scusa ti interrompo, però allo stesso tempo il sistema di regole è molto propenso per un high fantasy. Difatti tipicamente queste ambientazioni o ti spingono a tenere livelli bassi, oppure a un certo punto scadono sempre nella stessa ambientazione, in stile supereroi in un mondo fantasy. Perché il sistema di regole è quello, se tu metti a confronto, forse nella quinta è un po' meno marcato, ma è comunque sempre presente questo fenomeno. Il fatto che una volta superato un certo livello è normale nel gioco aspettarsi di poter affrontare gli eserciti, un party di 5 persone che può affrontare l'eserci. Ma non lo so, io penso che la gente ha il concetto che il fantasy è qualcosa di heroic fan, di epico, di heroic, in cui no, certo, ma quelle vedi sono varietà, perché io penso che la base è il Signore degli Anelli, in cui c'è Aragorn che Aragorn si fa da solo un'armata di goblin, per dirti un esempio. Ragazzi, io voglio dire, cioè, io un fantasy classico non mi immagino un'epoca, io porto a pensare sì, il Signore degli Anelli, anche se comunque anche Aragorn ammazza gli orchi a ammazzare un esercito di orchi, però si parla sempre di piccole squadre di scout, non si arriva mai al punto in cui di affrontare un drago. L'esercito di orchi non è un pericolo per Aragorn. Io penso anche a Conan il Barbaro, lì è molto, per quanto sia over the top, Conan è molto umano, una freccia lo uccide. È vero. Diciamo che forse è più il fantasy moderno, allora. Non so che. Sì, no, ecco, perché ad esempio io penso onestamente che sia una questione legata molto alla cinematografia, perché nel libro del Signore degli Anelli, come diceva Titto, alla fine, a parte Gandalf che è un semidio, stando al canone del Signore degli Anelli, una sorta di angelo quasi, nella cosmologia del Signore degli Anelli, gli altri comunque quando ammazzano tanta gente con un esercito, e l'unica morte epica è dovuta a una profezia, letteralmente a una profezia mitologica. Conan ad esempio è stato il film a renderlo in un certo modo, perché il Conan dei libri è molto intelligente, non è un barbaro tutto muscoli, niente cervello. Secondo me è molto il cinema e la cultura pop di quegli anni, degli anni 80, che hanno portato anche a dare una certa immagine nell'immaginario comune. Beh sì, pure quello è vero. E allo stesso tempo direi che questa è una cosa che si sentiva anche nei primi D&D, perché partendo dal presupposto che io non li ho mai giocati, li conosco solo per quello che ho letto. Anche io, però ho cominciato la terza edizione. Nei primissimi D&D non c'era tutta questa alta epicità, cioè portare un personaggio a livello 7, 8 era tantissimo. È vero. È vero, nelle prime edizioni il gioco era molto mortale. Infatti, se avete visto il primo episodio di Stranger Things, c'è proprio quella scena in cui lui ti lancia la palla di fuoco, fallito. Il party è morto. Non era un'esagerazione, era veramente così a prima edizione. Come ho scritto, cioè, il nemico è immune alla magia, solo il mago può battere, il mago è morto, basta, abbiamo perso. Cioè, tutto il party muore. Cioè, veramente andava così. Cioè, il nemico non è immune, il nemico poteva essere ucciso dalla magia. Se il mago muore, poi è finito.
diciamo che l'epicità, l'iper epico, l'iper supereroico è passata la terza piuttosto. Io. C'era sempre il fatto di affrontare dei e demoni in D&D, però il high fantasy iper epico probabilmente è cominciato ad arrivare con la terza, non credo già con la seconda, credo che dalla terza si sia iniziata questa escalation di power creep, chiamiamolo proprio così. Sì, sì. Per chi non lo sapesse, il power creep è quel fenomeno nei media quando la necessità di aumentare la tensione porta a introdurre meccanismi sempre più elementi, nemici, forze sempre più forti in gioco. Nel senso che nella prima storia un eroe deve salvare una città, nella seconda salvare un quartiere è troppo poco, quindi deve saltare una regione, poi deve salvare una regione, poi una nazione, poi il mondo. E quindi allo stesso modo le minacce devono diventare sempre più forti e l'eroe per poterle affrontare ha sempre più forte. Sempre più forte. Certo. E quindi si introduce questo, il power creep. Io concordo con Titto. Capito. Io le prime tre edizioni di D&D le ho provate e posso dire una cosa. Nella prima edizione, ad esempio, come ho scritto, elfi e nani no grazie. Adesso in D&D tu puoi giocare un casino di razze, puoi giocare cose che, tipo, per l'appunto mio padre è giocatore di ruolo, io una volta gli dico: guarda papà, il mio personaggio è mezzo drago, e lui: scusami, cosa mezzo drago? Ma cioè, com'è possibile? Ai miei tempi avevamo i nani e gli elfi e ce li facevamo bastare. Era un nano e un elfo, perché poi all'epoca tu avevi diversi manuali, fra l'altro con diversi livelli. Il manuale non ti dava tutte le regole per arrivare al livello massimo. Il massimo livello era tipo il 30, ma tu non ci arrivavi mai. Certo. E il 30 era un livello in cui col cacchio che confrontavi un dio. Gli dei non avevano statistiche, gli dei erano il master e decide cosa fanno. Livello 30 al massimo confrontavi un drago. E nani arrivavano massimo a livello 10. Poi arrivavano. Sì, diciamo che una cosa che mi hai detto, che scusami, che la prima edizione non c'era la scelta di razze e classi. L'elfo e il nano erano delle classi. Cioè, tu potevi giocare il guerriero, il mago, il ladro, l'elfo o il nano. Cioè, erano un po'. Nella seconda edizione sono introdotto il concetto di razze e classi. Dunque, che puoi fare l'elfo guerriero, il nano prete. Dunque, che già si dà pure un certo equilibrio, dava. Ma nella prima edizione non potevi neanche giocare il mago, te giocavi l'adepto, te giocavi un adepto che sapeva tipo le basi della magia, e diventare mago era una roba faticosa e che non ne valeva quasi mai la pena, talmente era difficile. Certo, era un po' come i bei tempi, raggiungere il Jedi era difficile, che adesso posso fare tu. Comunque, vabbè, rapidamente le edizioni. Sì, la terza edizione. Allora, un'altra cosa che la terza edizione ha introdotto sono delle regole estremamente specifiche, non c'erano le vecchie edizioni. Diciamo che nelle vecchie edizioni molte regole erano basate sull'interpretazione del master. Nella terza edizione è diventato estremamente, voglio dire, burocratico. Nel senso che ci sta una regola per qualsiasi cosa. Addirittura, cioè, qualunque cosa ti viene in mente, pure Star Runtile, ci sta una regola per quello. Allora che nell'altro era molto più interpretazione. Nuovi sottosistemi per affrontare varie, per affrontare ogni circostanza. Sì, che infatti è una cosa che all'epoca non era così. All'epoca molte scene era il master decideva cosa succedeva e basta. Cioè, dico, una cosa non c'ha scritto le regole, il master le interpretava. Invece, diciamo che personalmente la terza edizione che ha reso, che ha creato quella nuovo genere di GDRisti che sono i maniaci delle regole. Che, ma a pagina 235 c'è scritto che non è così. Che io personalmente non sopporto. Ma. Comunque, poi è uscita la quarta edizione, che è la famosa edizione di cui non bisogna nominare. La quarta edizione che nessuno ne parla, notate che anche adesso la gente cerca GDD terza o quinta edizione, nessuno parla della quarta. Perché? La quarta è stato un flop commerciale, addirittura si è detto addirittura che la quarta era stata un tale flop che se la quinta non avrebbe funzionato D&D sarebbe stato morto, non ci sarebbe mai stata una sesta edizione. Più che altro io la quarta la provai e posso dare un mio parere. Il problema della quarta è, non so, Tito, tu l'hai provata la quarta edizione? No. Ci ho fatto un paio di partite della quarta edizione. Anzi, io ero pure andato all'anteprima della quarta edizione quando ero uscito nel mio paese e ho fatto una partita. Sì, dunque. E mi hanno pure regalato il dado della quarta edizione, ce l'ho, eh. Esattamente, esattamente. È stata fatta per cercare di afferrare i giocatori di videogiochi, i giocatori di MMORPG per essere più precisi.
di massive multiplayer. Effettivamente è estremamente videogioco le regole, non c'è quasi nessun roleplay, ci sta... Tutti i personaggi sono alla fine uguali, pure un guerriero e un mago sono uguali. Cioè, voglio dire, il guerriero può fare attacco potente con la spada 3 volte al giorno, che non ha alcun senso, ma è così. Cioè, come il mago può sparare 2 palle di fuoco 3 volte al giorno, lui c'ha il mega attacco 3 volte al giorno, dunque... Ammetto che cioè, la cosa più problematica è proprio il fatto che la quarta edizione, da come mi ricordo, era anche estremamente rotta, nel senso che mi ricordo che avevo un ladro, il ladro aveva un'abilità che gli permetteva di bloccare qualunque cosa mentre era in movimento. Io ho bloccato un triceratopo con un ladro gnomo. Cioè, immaginatevi un gnomo che prende un triceratopo, sì, ma... e lo blocca, perché era quello. Perché non c'era più nessuna logica, solo meccaniche della videogioco c'erano. I videogiochi hanno un limite, quello. Sì, non lo so, sai che se nel videogioco dice puoi fare così, puoi fare così, che non ci stanno le regole della logica in quel caso. Se tu hai il potere di paralizzare qualunque cosa, di qualunque taglia, lo hai e basta, qualunque sia la taglia. Fosse anche un titano, il titano colossale di cose, di Attack of Titan. D'altro canto, se proprio dobbiamo dirla, la quarta edizione era stata pensata con in mente quello che chiedevano molti dei fan, che era un bilanciamento per tutte le classi, è vero. Perché nella 3.5 molti lamentavano che le classi magiche erano già rottissime rispetto a chi non aveva la magia, e anche tra le classi magiche c'erano chiaramente delle scale in base alla... Ed effettivamente la quarta aveva fatto proprio quello, tutte le classi erano perfettamente equilibrate dalla loro, talmente equilibrate che erano identiche. Che sono andate uguali. Il Fitted hanno un po' esagerato sulla richiesta. Sì, è vero che la terza edizione c'erano classi decisamente più forti degli altri. Il mago era rottissimo. Tutti quanti dicevano che il bardo non serviva a niente. Era una cosa classica. Sì, sono d'accordo. Alla fine è la quinta edizione, che è l'edizione uscita da pochi anni, l'ultima, che ha risalito Dungeon & Dragons, l'ha resuscitato, perché stava all'interno. Finalmente, come ho detto, la quarta edizione stava per morire, letteralmente. E la quinta edizione l'ha resuscitato. Diciamo che ha un sistema molto simpatico, devo ammetterlo. Voglio dire, a me non piace D&D, penso che si era capito. Ma diciamo che la quinta edizione è forse l'edizione che riesco più a sopportare, personalmente. E ha un bilanciamento abbastanza equilibrato. E le regole sono molto semplici in confronto alla terza, che erano di una complessità inverosimile, che i novizi lasciamo perdere proprio per quello. Confermo. Invece è semplice. Il problema è che il problema della quinta edizione è che rimane il D&D. Ossia over the top, cioè personaggi epici, estremamente forti, capaci di cose assurde. Tutto. Comunque direi che abbiamo parlato fin troppo di D&D, dobbiamo passare già al secondo in classifica. Qui parlavamo, dato che qui parlavamo, no? Stavamo parlando di giochi magari anche più realistici, giochi in cui tu sei vulnerabile in un certo senso, in cui magari sei un po'... come posso dire, non un eroe epico in cui le sei tue azioni... mortale. Sei mortale, sei una persona qualunque, magari le tue azioni contano poco, più un gioco sulla storia. Noi abbiamo un altro giochino che è il secondo posto. Ed è l'altro grande vecchio classico, l'altro big game. Il secondo, letteralmente il secondo GDR è stato creato. Uno GDR che è stato creato letteralmente, cioè Call of Cthulhu. Call of Cthulhu, il richiamo di Cthulhu, horror, investigativo horror, che diciamo effettivamente che sì, è letteralmente il secondo GDR nato, che proponeva qualcosa di estremamente originale per l'epoca, ossia non combattere mostri ma qualcosa di investigativo, offriva per la prima volta investigazioni. Ecco, tutto questo concetto che i mostri non li combattevi, i mostri li subivi, perché... Il tuo personaggio era debole in confronto alle creature che affrontava, non poteva sconfiggere, doveva soltanto evitarle. Cioè, è un concetto estremamente originale per l'epoca. Sì, che poi fra l'altro Call of Cthulhu, cosa molto divertente, è nato dall'epic fantasy, perché Call of Cthulhu è nato dal vecchio GDR di Conan il Barbaro, perché allora, questa è una cosa, Conan il Barbaro e Cthulhu sono in un certo senso collegati, perché gli autori di entrambe le serie, cioè sia H.P. Lovecraft, l'autore dei miti di Cthulhu, che l'autore di Conan, si conoscevano, erano amici, si scambiavano delle lettere. Quindi praticamente l'autore di Conan e l'autore di Cthulhu, cioè H.P. Lovecraft e Howard, erano amici, e Howard aveva chiesto a Lovecraft di utilizzare una sua creazione per uno dei suoi romanzi di horror. Poi lascia Tito spiegare come funziona l'orrore cosmico, cioè l'orrore che scriveva Lovecraft. Di utilizzare comunque questo personaggio, quindi Howard l'ha utilizzato
E quando è uscito il GDR di Conan, loro avevano tradotto questa avventura horror di Conan con questa divinità maligna dentro Conan. E da questo modulo è nato Call of Cthulhu. E Call of Cthulhu è un gioco di orrore cosmico. Io lascio Ionori a titolo di spiegare che cos'è. Allora, cos'è l'orrore cosmico? Ah, questo non riguarda il GDR, questo riguarda proprio la letteratura. L'orrore cosmico è un concetto di horror, per farlo il più breve possibile. Quando è arrivato, prima di Lovecraft, nella scena, la narrazione di qualsiasi opera, di qualsiasi ruolo, probabilmente c'è stato qualcuno prima di Lovecraft, ma Lovecraft è quello che lo ha reso più famoso e il più riconosciuto per questo. Sostanzialmente la narrazione girava sempre intorno agli esseri umani, nel bene e nel male. Nelle storie epiche gli esseri umani erano i protagonisti, nelle storie dell'horror il male dava la caccia all'essere umano, lo voleva corrompere, lo voleva uccidere, lo voleva divorare. Insomma, l'essere umano era sempre centrico nell'universo che immaginava, nella religione, nella storia e nella letteratura. Lovecraft, con il concetto di orrore cosmico, invece, probabilmente, come ho detto, preceduto da qualcuno, ma lui è quello più famoso, il primo più famoso per averlo fatto, immaginava invece un universo che non era ostile o ben disposto verso l'essere umano, ma che era in effetti totalmente indifferente. What? E che quindi l'essere umano abbracciava proprio l'idea che l'essere umano, essendo un granello di sabbia nell'universo, allo stesso modo sarebbe stato facilmente spazzato via dai giganti, dalle forze giganti che controllano l'universo, forze che possono essere entità aliene evolute per molto più tempo di noi, quindi con controllo sulla realtà superiore a noi. E allo stesso modo l'essere umano, trovandosi faccia a faccia con questa realtà che va così oltre il suo modo di concepire la realtà, non poteva che impazzire, perché tutto questo metteva in discussione proprio il fatto che l'universo fosse antropocentrico, mettesse l'umano al centro dell'universo. Ed è questo l'errore cosmico alla fine. L'idea, infatti, oggigiorno che abbiamo un po' internalizzato questa cosa, è un tipo di orrore che ha meno presa sull'essere umano, ma ai tempi di Lovecraft era molto molto attuale, sì, perché la tecnologia stava facendo passi da gigante, abbandonando le superstizioni del passato, e quindi era un orrore molto, l'idea che l'essere umano non fosse importante, non fosse il centro dell'universo, era una cosa che all'epoca di Lovecraft si sentiva molto forte. Capito. Comunque, per fare breve, Call of Cthulhu introduceva un sacco di cose originali, come la salute mentale, il fatto che il tuo personaggio subisce il nemico che può morire solo in un colpo. Infatti, Call of Cthulhu è conosciuto per essere il GDR più mortale in assoluto. Cioè, i tuoi personaggi sono, come nei romanzi di Lovecraft, i tuoi personaggi sono destinati a morire, cioè non posso salvarsi, o al meglio a impazzire fino al manicomio. Come nei romanzi, spesso nei romanzi il protagonista muore o finisce rinchiuso in manicomio, il GDR riporta la stessa cosa. È molto difficile sopravvivere una sessione o una campagna, ancora meno una campagna di Call of Cthulhu. È un gioco molto letale che, a differenza di D&D, non si presta all'over the top, cioè i giocatori rimangono umani e rimangono pesantemente. Sì, rimane uno dei miei GDR preferiti questo. Anche se le meccaniche erano comunque vecchiotte, si vedeva nel momento, sì, certo, un giocatore col Tommy Gun. Sì, è vero, meglio ancora, c'era il fucile elefante che era l'arma definitiva. Col fucile elefante potevi pure buttare giù i Shogot. È vero, ma il Tommy Gun aveva molte più probabilità di colpire, quindi sì, in media faceva pure più danni del fucile. Del fucile elefante? Io sento che era poi l'arma finale del fucile elefante. Almeno c'avevo nel mio gruppo un militare col fucile elefante che faceva tutto fuori, poi ha avuto una crisi contro uno Shogat e si è fatto mangiare. Vabbè. C'è da dire che Cthulhu, però, a differenza di D&D, ha avuto una cosa molto interessante, cioè un supporto molto più lungo durante la sua vita, perché mentre D&D ha la quinta edizione, Cthulhu è alla settima. Perché sì, fondamentalmente D&D, cioè Cthulhu, pubblicava le edizioni ogni 8 anni con delle modifiche alle regole. Io ad esempio prima non l'ho mai giocata, la quinta l'ho giocata, do ragione a Tito e Asa, la settima io l'ho portata, ho il manuale, l'ho giocata e onestamente, cioè, è molto più moderata, non c'è più ad esempio questo problema delle armi.
perché c'è proprio una distinzione fra ad esempio un animale e un mostro, e ad esempio con i mostri la metà hanno l'invulnerabilità ai proiettili. Va detto però che il sistema di 100 che utilizza Call of Cthulhu, perché Call of Cthulhu non utilizza il D20 come D20, utilizza il D100, è un sistema che secondo me è invecchiato molto bene e che ancora oggi è divertente da far giocare. Concordo. Certo, si vede comunque che ha le limitazioni di un GDR vecchiotto, quello si vede, tipo una delle cose che per cui si prende più in giro Call of Cthulhu online è proprio sono le 10.000 abilità iperspecifiche che lentamente le varie edizioni hanno cercato di liberarsi ed eliminare, ma se non sbaglio ancora nella quinta edizione addirittura ancora si faceva la distinzione tra nuotare e fare immersioni, quindi tu potevi avere un personaggio che potenzialmente era un maestro delle immersioni, ma appena la testa stava a pelo dell'acqua iniziava ad affogare. voi la settima l'avete provata? No. O masterata? No, io mi sono fermata alla sesta. La settima questo problema l'ha risolto, quello che diceva Tito, perché la settima fondamentalmente non ha più 1000 abilità differenziate, ma concentra un po' tutto con poi le specializzazioni. Ad esempio adesso tutte le abilità di fisico, come nuotare, correre, così, sono chiuse in atletica. Poi tu puoi avere una specializzazione per cui hai un bonus sul nuotare oppure un bonus sull'atletica e sul correre, quindi l'hanno un po' ammodernato. Boh, passiamo al terzo posto in classifica. Ok. Terzo posto rullo i tamburi. Che viene da una galassia lontana, lontana. Tanto tempo fai una galassia lontana, lontana. Prego, qualcuno mi faccia il tema musicale. Il terzo in classifica. Ah, niente, copyright, basta copyright. Mi socio. Comunque sì, credetelo o no, ma il terzo in classifica dei GDR più giocati è la saga Star Wars. Boh, abbastanza logico. Non penso che abbia bisogno di presentazioni. Sì, penso che pure i non giocatori di GDR conoscono la saga Star Wars, sia della vecchia generazione che della nuova. Si tratta... Ed effettivamente non mi stupirebbe se effettivamente fosse così famoso in virtù del fatto che appunto generalmente i giocatori di ruolo sono dei nerd e Star Wars è patrono dei nerd. È da nerd, esattamente. Sì. Cioè, questo fra l'altro risolve per me l'immenso feudo Star Trek Star Wars. Il GDR di Star Trek non se lo caga nessuno. Star Wars è molto famoso. Bisogna pure dire che Star Trek. Sì, bisogna dire Star Trek. Mi piace Star Trek in realtà, però. Sì, diciamo che Star Trek è più basato sul fatto che è invecchiato male. Star Trek era maggiormente. Era così lento perché non c'avevano il budget per fare qualcosa di interessante. Era una serie, allora che Star Wars era un film. Dunque, diciamo, è invecchiato molto male. Diciamo, è stato quello il problema. Star Wars è un gioco che a me piace, ha tantissime edizioni, questo è già il problema, perché ha fin troppe edizioni e anche tantissimi giochi diversi. Sì, esatto. Approccia. Sì, sì, mi sembra che siano arrivati alla quarta edizione anche loro, se non sbaglio. Siamo arrivati, allora, perché in realtà, cioè, questa è la terza quarta, in realtà la Disney ha pubblicato una nuova edizione con la nuova ambientazione di Star Wars, con la nuova trilogia. Sì. Beh, ormai Star Wars e Disney, quindi... Sì, sì, no, quello lo sapevo, non pensavo si interessassero a fare... A fare soldi? Tu dici? Allora, so che hanno pubblicato una nuova edizione, che in realtà rientra in questa Edge of the Empire, Age of Rebellion e Force and Destiny. Hanno fatto una nuova edizione in questa linea, basata sulla trilogia nuova, che usa ad esempio un regolamento molto più PBTA, cioè un regolamento a 2d6 molto semplice. Beh, questa è una cosa buona. No, io mi so che cambiano le regole della forza, visto che le hanno già cambiate loro nel film. No, mi socio. Allora, io ammetto che non ho mai provato la prima edizione. Ho sempre provato quella con D20 e poi l'ultima che è uscita, questa qua. Cioè, come ho messo qua, per farvi capire, in Star Wars tu puoi interpretare tantissime razze aliene,
cioè sì. Come potete vedere potete interpretare umani, nemoidiani, mon calamari, sì. Anche androidi, anche droidi. E con tantissime professioni, oltre a Jerry potete essere un soldato, un cacciatore di taglie, un politico. Però ancora, ancora se mi permetti, stai parlando ancora queste sono le versioni moderne, le vecchie non era così. Sì, questa è come in Dungeons & Dragons, che è apparso il concetto di razza e classe. Questa è apparsa a partire dalla terza edizione. Nelle vecchie non era così. Tu c'avevi l'alieno proprio come classe, c'avevi l'apprendista Jedi, il meccanico, il pilota. C'erano tantissimi tipi di classi del genere. C'erano tantissime. C'erano decine di classi, ma c'era solo quella. Non ha solo cambiato edizione come gli altri giochi, mm-hmm. ma il proprio sistema di gioco aveva delle riscritture complete, quindi sì. È difficile parlarne come un GDR unico perché ha proprio cambiato sistema di gioco molte completamente. Volte il sistema di gioco risolveva dei problemi ma ne introduceva degli altri, quindi è difficile parlarne come GDR, come ambientazione, proprio in virtù del fatto che sono tanti GDR diversi tutti ambientati nell'universo di Star Wars. Sì. Comunque sì, quello è il fatto. Poi tornando, l'unica cosa che risaliva spesso, e che avevo detto prima, è che tutti vogliono fare il Jedi quando giocano a Star Wars, tutti quanti. E diciamo che all'epoca la regola era che soltanto un giocatore poteva fare il Jedi, dunque o si tirava a sorte o si discuteva. Poi, con l'introduzione delle nuove edizioni, che è diventato come Dungeons & Dragons, fare il Jedi o fare il soldato era molto simile, perché il Jedi era rottissimo prima. Poi nelle nuove edizioni il Jedi era un po' come il monaco in D&D e il soldato era un po' come il guerriero in D&D e andavi avanti così, capito? Sì, io posso dire che a me come gioco piace anche le nuove edizioni, quelle che ho giocato io, perché quella di Azat non l'ho giocata, e onestamente per me è un problema perché è un universo vastissimo, nelle nuove edizioni hai molte scelte particolari, molte classi particolari, ma alla fine tutto si riduce a Jedi, e nel mio caso eravamo un party di Jedi casinisti, un diplomatico che ero io, e io il mio lavoro di diplomatico non lo potevo fare perché quelli affettavano qualunque cosa si muoveva. Ah, cioè i punti oscuri non esistevano, punti oscurità non si prendevano. Questo è il classico punto per cui poi la spada laser da lore è l'arma più potente dell'universo, e quindi anche nel DR cercano di renderlo. Mamma mia. Allora, io so che nelle ultime edizioni tipo era una spada che ignorava qualsiasi armatura, dunque già la rendeva rotti, anche se non faceva molti danni era rottissima perché ignorava qualsiasi tipo di armatura. Ignorava le armature soprattutto in quella che ho giocato io, defletteva tipo il 90% dei colpi, cioè alla fine era inutile colpire un Jedi perché tanto lui schivava e defletteva con la spada laser. Ah, vabbè sì, effettivamente erano rottissimi, sì. No, ma fai che in quella campagna io loro punti oscuri no, io in compenso sono diventato un Sith e mi sono alleato con l'antagonista della campagna per farli fuori tutti. E hai fatto bene. Non facevo più bellissimo essere in un aggredino della nave. No, io ovviamente io come master prendo i punti oscuri come se cadessero al cielo, si comportavano così i Jedi. Vabbè, comunque magari ne parleremo più in là, se facciamo un uso speciale Star Wars un giorno. Sì, passiamo al quarto, ragazzi, oppure avete altre cose da aggiungere? Solo che io reputo che sia un universo molto interessante. Sì, si può fare. Allora, personalmente trovo l'universo di Warhammer 40.000 molto più vasto, molto più interessante, ma pure Star Wars ha il suo perché. C'è il mio GDR preferito insieme a un altro della stessa catena editoriale, Vampire the Masquerade. Vampiri la Masquerade. Posso parlare anch'io? Beh, allora lasciamo parlare a te. Allora presentaci Vampire la Masquerade. Titto, tranquillo, ho una sorpresa per te. Come sorpresa per te? Aspetta, sei pronto, Titto, per la tua sorpresa? Eccola qua la tua sorpresa. Non le posso vedere, maledizione, non è il manuale di Vampire di Requiem. C'è il nome Vampire, interpreto Vampire ovviamente, da come dice il nome. Qui c'è questa società segreta di solo vampiri, mm-hmm. e noi siamo in questa società segreta dove ci sono vari ranghi, tra cui cioè il principe, vabbè, il capo di tutti, poi noi siamo diciamo circa, penso sia dei cagnotti, tipo di sigle e altre molte cose molto carine. Quindi praticamente si interpreta questi vampiri, quindi esseri superiori agli umani, quindi ovviamente siamo qui in culo. È vero. Dipende dai punti. E quindi è tutto un altro sistema rispetto a quelli vecchi.
io facevo quei tempi, facevo il vecchio, volevo fare qualcosa di nuovo, ho fatto Barbone, perché sono uno stronzo e volevo fare Barbone. Ah, vabbè, comunque era originale come idea, eh. Molto originale. Beh, di sicuro come vampiri non lo so. Io non sicuro lo so. Vampiri ha avuto l'idea originale, perché per quanto ne so io è stato probabilmente il primo GDR in cui si esaltava, non si esaltava, però nel fatto in cui il manuale ti rendeva chiaro e tondo che tu stavi giocando lì. Esattamente quello stavo per dire, lo sai, esattamente, io l'avrei presentato così. Esattamente così, e forse il primo concetto in cui, tra virgolette, tra molte virgolette, che poi è un gioco più complesso, tu giochi la prima volta il cattivo, tu non sei il cacciatore di vampiri, tu sei il vampiro. Sei tu, cioè, gli eroi degli altri GDR non sono più i predatori, sono le prede. E soprattutto, gli eroi degli altri GDR sono i tuoi nemici in questo. Esatto. Cioè, vampiri... Allora, come è nato, lo dico in breve per non metterci 30 anni. Il vampiri è nato in un contest, è nato in un concorso per creare un nuovo GDR da uno scrittore che lavorava su D&D precedentemente, che aveva lavorato su D&D e aveva fatto un'ambientazione gotica che si chiamava Ravenloft, e lui facendolo aveva avuto l'idea, ma se io facessi un gioco di ruolo in cui i giocatori interpretano i cattivi, lui l'ha fatto, e ha creato vampiri, è seria. E è un videogioco che a me piace molto, perché è un videogioco che, a differenza di quelli prima, è vero, tu sei OP, sei potente, sei il mostro, sei il cattivo, ma sei maledetto, sei tormentato. Vampiri non è, anche se molti lo giocano come un gioco in cui tu sei il mostro cattivo che ammazza tutto e tutti, Vampiri dovrebbe essere un gioco in cui tu sei una creatura disgustosa e che prova disgusto per se stesso. Ecco, sì, tu esattamente, che tu combatti contro quello che si chiama la bestia, che è questa specie di istinto del vampiro che ti spinge a fare atrocità, di fare cattiverie, e tu devi mantenere l'umanità. Tutto il gioco è basato su di mantenere l'umanità, di combattere contro la parte mostruosa di te. È molto molto più complesso di quanto purtroppo la maggior parte della gente lo gioca, che, come ho detto, purtroppo la maggior parte della gente che te gioca Vampire Masquerade con una specie di GTA con i superpoteri, per riprendere quello che avevo trovato su quel thread che avevamo ritrovato. Più che altro per me il problema sta nelle varie edizioni, perché la prima edizione di Vampiri era molto limitata, cioè la prima edizione di Vampiri era molto limitata, era molto chiusa in se stessa. Quando gli autori hanno visto il potenziale di fare un urban fantasy, molti autori hanno non solo creato una caterba, e la metto qua, scusate, una caterba di altri manuali e libri con altre fazioni sovrannaturali, mettendoci dentro licantropi, maghi, spettri, cacciatori e tutto quanto, ma anche portando il gioco, specialmente Vampiri, più su questo aspetto di GTA con i superpoteri. Hanno aggiunto molti elementi, molte cose. Cioè, ad esempio, il gioco originariamente aveva soltanto 7 archetipi giocabili, 7 clan di vampiri giocabili. Ne hanno aggiunti molti altri di più che erano concepiti solo come personaggi non giocanti, come antagonisti, permettendo di giocarli. Il gioco lì è diventato molto più supereroistico, perché l'hanno voluto improntare un po' più sul pulp, sul... Sì. Erano gli anni 90, era dei Punisher. Ma a me piaceva, in realtà, sì. A me piace. Lo so che Tito c'ha in orrore, ma a me piace questa ambientazione pulp di Vampire Masquerade. Sì, no, io trovo che l'idea del tormentato, trovo che elimini molto... Ma si può fare entrambi, per me si può fare entrambi, uno non limita l'altro, secondo me, poi... Secondo me è molto difficile, perché ad esempio effettivamente Tito ha ragione, Requiem per me è molto più... che infatti adesso ultimamente mi spiace Azak, ma mi sto innamorando di Requiem e... No, ma... Lo posso capire, poi penso pure fare un altro podcast di cui dibatteremo tra Masquerade e Requiem. Però Requiem ha decente un sistema migliore di Masquerade. Sì. Però personalmente preferisco l'ambientazione di Masquerade. Io trovo che nel momento in cui apri, poi certo si può fare tutto, però nel momento in cui apri troppo il pulp, poi il tormento interno lo prendi meno sul serio. Capisco. Cioè, ma diciamo che come era un po' l'ambiente anni 90 classico, io adesso lo vedo più come una specie di gioco retro, perché effettivamente era Vampire Masquerade ambiente moderno. Io lo vedo un po' come un GDR retro anni 90. Dunque, pure quello dà così delle ambientazioni molto interessanti, può risalire, esatto, per me. Io Vampiri me lo immagino che c'è con queste illustrazioni in bianco e nero, con un sacco di pelle, sangue e possibilmente un filtro da VHS. Sì, vabbè, ma quello fa kitsch.
Poi bisogna cercare di interpretare. Okay, sì, okay. Sono immagini prese dal manuale. Questo praticamente sono dal manuale del Sabbath, perché ce l'ho sto manuale. Okay. Quelle che ha preso, queste cultive che ha preso. Poi, vabbè, il Sabbath è fatto che il Sabbath sono tra virgolette i vampiri cattivi. Dunque, dovevo dare questa immagine. Sì, che praticamente le due fazioni sono queste: sono Sabbath e Camarilla. Questa è la Camarilla invece. Che vabbè, che sì, alla base di sì, la Camarilla sono i buoni, i Sabbath sono i cattivi. Ma questo è molto restrittivo, perché non esistono buoni o cattivi in Masquerade. In realtà è tutto molto più complicato. Il gioco è bello per la sua moralità ambigua. Poi adesso è uscita, ad esempio, il gioco sta divergendo molto. Vampiri ha fatto un periodo in cui era un po' calato. Adesso sto cercando la manicchia con la quinta edizione. Che vabbè, ripetente, se vogliamo ripetente dire, la prima edizione potevi giocare solo a Camarilla, avevi questi pochi archetipi. Poi è uscita la seconda e la terza, che non vedo molte differenze, cioè gioco da entrambi ma non vedo quante sono differenze, in cui sono introdotti pure il Sabbath e gli altri sottoclan. Poi la quarta edizione è chiamato il Ventennale, che sta qua, che raggruppa, diciamo che in realtà è una specie di 3.5, riequilibra un po' la terza edizione e raggruppa tutti i manuali della terza edizione in un solo manuale gigantesco. E della quarta edizione. Poi è stato, ecco, dopo il ventennale, per tipo non so quanto, più di una decina di anni, è stato zitto, non c'è più sentito parlare di vampiri. Per di più, pure di 10 anni, mi pare. In realtà andavano con Requiem. Cioè, hanno andato con Requiem, dunque pure per 10-20 anni non c'è più sentito. E poi, di recente, tipo un anno fa, forse 2 anni fa, è uscito la quinta edizione, eccola qua. Aspetta, no, fermo. Mi dica. Nel 2000, se non sbaglio. No, nel 1900. Non ricordo se è del 2000 o del 90, perché è un fatto comunque no, però la quarta edizione è uscita dopo che... Nel 2000? Sì, tipo 20 anni fa. No, però nel senso, nel 2000, se non sbaglio. 2000 e qualcosa, dici? Requiem, forse mi pare nel 90... Requiem è nel 90, nel 2004, scusate. Perfetto, perché, esattamente. Nel 2003 loro hanno concluso, la White Wolf ha fatto questa cosa di chiudere. Ha concluso Masquerade col ventennale. Su Requiem. Capito. Poi fino al 2015 la cosa è rimasta un po' più sotto, più in sottopiano, sì. Finché una piccola casa editrice, la Onyx Publishing, ha ottenuto il permesso di pubblicare la quinta edizione. Un'espansione di Requiem. Questa espansione di Requiem ha fatto talmente tanto successo che i detentori dei diritti di vampiri, che non è più la White Wolf, era diventata la Paradox, dovrebbe essere tuttora la Paradox, ha detto: cavolo, voi siete bravi, vi diamo il permesso sia di ripubblicare un aggiornamento delle regole, e lì è uscito, e lì insieme alla revisione di Requiem è uscito il ventennale, proprio in corrispondenza, proprio per i 20 anni è uscito il ventennale, e poi dal successo che hanno avuto sia il ventennale che il Requiem seconda edizione, la Onyx Path Publishing ha avuto il via libera dalla Paradox per fare il Requiem, pubblicare tutto. Capito. Capito. Comunque, vabbè, brevemente, questa quinta edizione, cosa ne pensate? Allora, è uscita da un paio d'anni. Personalmente io dico questo, io inizio, quando l'ho incontrata la prima volta l'ho un po' odiata, perché per me toglieva molte cose del vampiri com'era, mi sembrava un po' un vampiri light, cioè ridotto, però poi guardando come si sta evolvendo mi sono reso conto che forse la questione è che in realtà deve essere ancora completata e scritta bene. Quindi beh, forse... sì. Sono abbastanza locale. Per esempio, la terza edizione di Vampiri Masquerade, se lo prendi light, prendi solo il manuale di base, c'è poco materiale. Dunque, cioè, diciamo che forse sono stato viziato dal ventennale. Beh, hanno accorpato le abilità dei vampiri, hanno semplificato un po' tutto. La cosa magari a volte non mi fa impazzire, però voglio aspettare che venga completata e che escano. Capito, sì, perché io ti ricordo che il ventennale comprende la terza edizione e tutti i suoi supplementi. Cioè, il ventennale riquadra il manuale di base, è una decina di supplementi, dunque è pure quello di tenere conto. Va detto che comunque i vampiri, molti di voi probabilmente lo conosceranno dai videogiochi, fra cui Bloodlines 2, che uscirà a breve, sì, vero, gioco di Vampire le Maschere.
Redemption, bellissimo Redemption, ci giocavo quando ero più giovane. Ma uscirà Bloodlines 2? Perché tipo l'hanno annunciato e cancellato tre volte ormai. La buona, la buona o... Continuano a uscire trailer, quindi suppongo, okay, che... Pensa che da quello che ho sentito dire, io se vorrò giocare i miei amatissimi Scemi Amati la Sombra dovrò spendere 14 euro per il pack del Sabbath con dentro Bloodlines. Esatto. Del Sabbath. Esattamente. 5 euro è generoso da parte di Paradox. Oddio, 5 euro un clan, voglio dire, vuoi giocare un clan. Beh, i Gangrel, anche i Gangrel mi pare che saranno... Allora, hai perso un cliente, non lo comprerò mai in questo caso.